Dalla Maremma a Empoli, dove al Parco di Serravalle è in programma il Beat Festival con musica, cibo e soprattutto tanto divertimento. Il Parco di Serravalle ospita una 3 giorni dedicata a musica, cibo, sport e spettacoli, tra gli ospiti Sud Sound System, Gogol Bordello e Subsonica. Il progetto è stato presentato in regione dall'assessore Vittorio Bugli e dal sindaco di Empoli, Brenda Barnini. Il 28, 29 e 30 agosto, queste le date della prima edizione del Beat Festival, la manifestazione inedita che punta a sfruttare uno dei più grandi parchi urbani della Toscana, grazie anche al patrocinio della regione. Uno spazio di oltre 20 ettari dove i visitatori avranno la possibilità di passare l'intera giornata partecipando ad attività di diverso genere, a cominciare appunto dalla musica, poi il cibo con una parte del parco che verrà dedicata allo street food su 2 ruote e lo sport, numerose attività ludiche che coinvolgeranno il pubblico. L'ingresso al parco sarà gratuito ad eccezione dei concerti del 29 e 30 agosto nell'area del palco principale. Con questi 3 giorni di fine agosto noi vogliamo provare ad offrire al pubblico empolese, di tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa, ma direi di tutta la Toscana, una grande occasione di cultura, di divertimento, di aggregazione e farlo all'interno di una cornice che per chi la conosce già sarà una piacevole conferma, per chi non la conosce sarà una grande scoperta, come è il Parco di Serravalle, che è uno dei più grandi parchi urbani della nostra regione ed è uno spazio davvero bellissimo, insomma un pezzo di Europa dentro Empoli.